un'azienda che è nata nel 2008, è un'azienda che rivende software per la progettazione meccanica che serve essenzialmente a aiuta i progettisti nella fase di progettazione e sviluppo del prodotto. È un software che viene prodotto in America dalla MSC Software e noi rivendiamo e supportiamo sia la parte commerciale che la parte tecnica. Il nostro obiettivo principale è quello di introdurre la tecnologia nell'azienda, quindi la tecnologia della simulazione, essenzialmente della virtualizzazione dei sistemi meccanici e poi di implementare questa tecnologia. Questa tecnologia ha molto senso ed è molto utile per evitare essenzialmente tutte quelle che sono le prove fisiche che devono essere fatte sui prototipi. Quindi il vantaggio maggiore nell'utilizzo di queste tecnologie è il fatto di ridurre la fase di prototipazione e i test fisici che si devono fare sui macchinari, sui sistemi meccanici in generale. Quali sono le aziende, in quali settori lavorano che appunto si rifanno a voi e hanno bisogno dei vostri prodotti? Allora, sono essenzialmente aziende nel campo della meccanica. Noi lavoriamo nel settore aerospace, automotive, ma principalmente nel settore delle piccole e medie aziende del general machinery, ovvero quelle aziende che producono nella meccanica un po' di tutto essenzialmente, quindi macchine automatiche, robotica, piccoli mezzi movimento terra. Questo è il nostro settore principale. Il packaging, questo è un settore dove siamo molto forti, quindi aziende che appunto producono sistemi per generare bottiglie o confezioni e via dicendo. Quindi questo è il settore che maggiormente noi tocchiamo e quello che maggiormente noi affrontiamo. In particolare c'è una soluzione che consente di simulare il movimento meccanico proprio del sistema, e questo è di particolare aiuto per i progettisti perché riescono prima ancora di produrre la macchina a capire se la macchina funzionerà come da loro concepito. E questo è molto importante perché si evitano gli errori a posteriori che costano moltissimo, perché quando la macchina ormai è realizzata i costi per poter riparare all'errore sono altissimi.